Ma cos'è tutto questo rumore? La casa va a fuoco! Che disastro! Muoviti, fa qualcosa invece di lamentarti, togliti da lì! Vai Silvia, chiama i pompieri, vediamo... Pompieri... Fuggi da lì, fuggi, vai via! Piano piano, tranquillo, ma com'è bello, tutto va a fuoco! Ma che sonno, che sonno, che sonno ti viene? Muoviti che casa va a fuoco! Saremo sul posto al più presto, muovetevi, casa va a fuoco! No! Ecco il vigile, è tutto andato in fiamme! Quello che sta seduto lì, che fai? Sì, sì, senti l'odore, sì, sicuramente, bravo. È andato tutto distrutto. Non ci si può allontanare un minuto. Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Ecco il protagonista del video, il primo The Sims. È il primo capitolo della saga di The Sims e al giorno d'oggi ha più di 20 anni. Prima di andare a vedere da vicino questo gioco, vi racconto un po' la sua storia perché è molto particolare. Nel 1991 la casa del creatore di The Sims, ovvero Will Wright, andò distrutta in un incendio che colpì la zona in cui viveva. Nel periodo in cui stava rimettendo a posto casa, gli venne un'idea di un gioco dove i giocatori potessero creare la propria casa e arredarla. Iniziò a lavorare su questo gioco, però si rese conto che così non era altro che una specie di software di modellazione 3D e mancava qualcosina per renderlo un gioco. Allora iniziò a studiare e trovò all'interno di un libro chiamato A Pattern Language un'idea per assegnare una specie di punteggio alla casa che il giocatore aveva costruito nel gioco. Così introdusse nel gioco una prima versione dei Sims che conosciamo al giorno d'oggi, però avevano un'intelligenza artificiale solo in grado di dare un punteggio alla casa. Così iniziò a studiare il comportamento umano e unendo ciò con quello che aveva già realizzato, iniziò a lavorare su quello che poi sarebbe diventato The Sims. Però cosa accadde? Che il progetto inizialmente non decollò in Maxis. Maxis stava attraversando un periodo di difficoltà, tanto che nel 1997 fu acquisita da Electronic Arts, la IE che conosciamo oggi. Con l'arrivo di Electronic Arts arrivarono nuovi soldi e a Wright fu dato un team di cui necessitava e nel febbraio del 2000 uscì The Sims per computer. Nel giro di poco tempo The Sims diventò un best seller e nel 2002 diventò il gioco per computer più venduto di sempre. Andiamo a vedere come si presenta il gioco. Ecco qui The Sims con una bella scatola, questa è l'edizione in italiano. Aprendo la scatola troviamo il CD, poi abbiamo un bel manuale dove sono riportate le varie funzionalità, quello che è possibile fare, e poi in basso sulla scatola abbiamo i requisiti del gioco. Sono dei requisiti che al giorno d'oggi fanno un po' sorridere, però alla portata del Super Pentium 3. Per chi non avesse conosciuto il Super Pentium 3, lascio il link al primo video di una serie di video su questo computer nella descrizione. Riepilogo comunque brevemente le caratteristiche. Abbiamo un Pentium 3 600 EB accompagnato da 512 MB di RAM, una scheda video 3D FX Voodoo 3 2000, sì, Windows 98 su SSD. Abbiamo il gioco. All'avvio del gioco ci troviamo davanti a questa schermata dove è possibile comprare un lotto di terreno costruendo la propria casa da zero e quindi creando una famiglia, oppure selezionare una delle case già esistenti con una famiglia esistente e quindi iniziando così con il gioco. Quello che ho fatto io è stato partire con questa casa con una famiglia già esistente e ora vi faccio vedere dove sono arrivato.
Sì, sono arrivato al momento che avete visto nella intro, dove casa era in fiamme. Ci sono diversi modi per provocare un incendio in The Sims, tra cui quello di mettere accanto al camino un divano oppure un tappeto e dopo un po' iniziano a bruciare. Questo per farvi capire anche come in The Sims sono stati previsti eventi spiacevoli, ad esempio questo di un incendio, oppure mi è capitato che all'improvviso è arrivato un ladro e se non erro si è rubato uno stereo. Possono capitare altre cose, come ad esempio i servizi sociali che si vengono a prendere un bambino che viene trascurato. Sì, mi è capitato anche questo in un momento di distrazione, di un attimo. Questo per darvi l'idea anche della libertà che c'è in The Sims, tant'è vero che non esiste un obiettivo principale, cioè non c'è una storia, non c'è un filone da seguire. Il giocatore è libero di darsi degli obiettivi, tra cui definire per se stesso cosa è successo o fallimento in questo gioco. Arrivare al top di una carriera, avere dei bambini, insomma, ognuno può darsi dei propri obiettivi. Ma sono cose che sicuramente poi tengono attaccati al computer. Infatti, quando l'ho giocato non mi rendevo conto che volava il tempo. Andiamo ora a vedere le modalità del gioco, ce ne sono tre. La modalità vita, che è l'unica delle tre dove scorre il tempo. Questo è velocità normale, abbiamo velocità alta ed infine abbiamo velocità altissima. Il tempo scorre, ma in realtà non ci sono giorni, settimane e infatti i Sims non invecchiano, tanto che Lisa, che è nata da Roberto e Silvia, era una neonata e poi è diventata, ecco, apriamo un un aneddoto: quando era nata Lisa, infatti io l'ho chiamata Lisa perché questo neonato in realtà era una femmina, che poi quando è cresciuta è uscito questo pop-up dove è scritto che in realtà è un ragazzo. Probabilmente era soltanto un errore della traduzione. Ogni sim ha i propri bisogni, come ad esempio lavarsi, riposo, divertirsi, e in particolare ce n'è uno che è spazio e ordine, quello che ripercorre l'idea originale del gioco, varia in base all'ambiente in cui si trova il sim. Più l'ambiente è ordinato e pulito, più quel valore è alto, quindi di conseguenza più felice è il sim. Altre cose spiacevoli che possono accadere, come ad esempio se si salta un giorno di lavoro, si viene avvisati che se capita di nuovo, effettivamente si può perdere il lavoro. A proposito di carriere, i sim possono perseguire differenti tipi di carriere. Infatti, abbiamo Roberto che è nella carriera della polizia, invece abbiamo Silvia che è nella carriera sportiva. Per salire di carriera occorre migliorare le proprie skills. Infatti, i Sims hanno cucina, fai da te, carisma, fisico, pensiero, creatività, che sono delle skills che vanno aumentati poi con i vari oggetti che si possono acquistare nel gioco, in modo tale da far carriera in questo modo, aumentare anche il proprio stipendio. Anche perché in The Sims la parte di gestione del denaro è molto importante. Ci sono bollette da pagare. Eccole qui. Paga le bollette. Ed infatti siamo stati avvisati che non ci sono i soldi per pagare le bollette. Abbiamo qui un qualcosa che riguarda la casa in termini di dimensioni, mobili, giardino, insomma, varie caratteristiche della casa. E i Sim hanno anche una propria personalità: ordinato, estroverso, attivo, insomma, vari punteggi che possono essere assegnati ad inizio del gioco quando si crea il Sim. Una parte del gioco da non trascurare sono le relazioni. Abbiamo, ecco, Roberto che ha una relazione molto alta con la figlia, quindi Lisa, e poi la sua compagna fidanzata che è Silvia. E i Sims, quando parlano, parlano una lingua chiamata Simlish. Wright pensò non di usare l'inglese perché comunque poi il giocatore si sarebbe stufato con il tempo di sentire sempre i soliti dialoghi e comunque poi fare dialoghi anche in altre lingue avrebbe portato dei costi maggiori per il gioco. Il Simlish è una
lingua che comunque apre anche a diverse interpretazioni, cercando di immaginare cosa stanno dicendo i Sims. I Sims poi hanno un grado continuano problemi, non ci si può distrarre un minuto, abbiamo una situazione finanziaria disastrosa. Dicevo, i Sims hanno un proprio umore che dipende poi dai bisogni, come sono soddisfatti. Ad esempio, Silvia qui ha in generale dei bisogni abbastanza soddisfatti, quindi il suo umore è abbastanza alto, mentre ad esempio Roberto qui addirittura ha bisogno di lavarsi e il suo umore è comunque molto basso. E generalmente quando accade questo, il Sim proverà a fare un qualcosa che può far riprendere il proprio umore, come ad esempio in questo caso andarsi a lavare. Passiamo alla modalità dove si possono comprare oggetti. Qui sono disponibili diversi tipi di oggetti ordinati in categorie. Abbiamo ad esempio elettronica, decorazioni, servizi igienici. La modalità costruzione invece è quella che permette di costruire ad esempio un secondo piano, oppure allargare la casa, rifare il pavimento. Io qui ad esempio ho creato il secondo piano, sto facendo ancora dei lavori per completare la stanza di Lisa, un altro bagno, quindi diciamo il secondo piano è ancora un cantiere aperto. Vediamo il bilancio in modo tale da capire dove sono i problemi finanziari, e i valori presenti nel bilancio sono riportati in Simoleon. Nonostante tutto quello che abbiamo visto e le tante cose che è possibile fare in The Sims, sono uscite diverse espansioni, ben 7. Ognuna di queste espansioni aggiungeva nuove funzionalità a gioco che potevano fare i Sims e anche nuovi oggetti acquistabili. Conclusione: dopo il giro che abbiamo fatto è chiaro come questo gioco è diventato un gioco di grandissimo successo, considerando l'anno in cui è uscito. Era un gioco completissimo con una meccanica sofisticata che comunque era in grado di tenere incollati per delle ore. Chiaramente come ogni gioco non è perfetto, c'era qualcosa che poteva essere aggiunto, qualcosa che poteva essere fatto. Ad esempio, quel che poteva essere fatto era far diventare ragazzi e ragazze adulti. Infatti qui Lisa rimarrà sempre una ragazza se è una ragazza e non diventerà un'adulta. Questa cosa poi è stata aggiunta nelle versioni successive di The Sims. Questo primo capitolo è comunque un gioco che ha gettato delle basi importanti per i successivi The Sims che sono usciti e hanno reso questa saga una delle più popolari al mondo. Il primo The Sims a cui ho giocato è stato il The Sims Fuori Tutti, è un episodio successivo, lo giocai sulla prima Xbox. E ora parlatemi di voi e The Sims, se avete giocato a qualche The Sims, se avete giocato a questo The Sims, se avete un The Sims preferito, oppure qual è quello che reputate come migliore, scrivete, commentate, fatemi sapere. Io ora qui torno a vedere cosa hanno combinato e cosa c'è da sistemare. Vi saluto, ciao! Non ci si può distrarre un minuto, guarda che porcine, altro che pensano solo a mangiare.